Al palla automatica c'è l'Armani Jeans, episodio numero 80 del derby tra le due metropoli. Milano comincia decentemente e poi va al lavoro Roma. Il secondo quarto è devastante per Vitali e compagni. Piazzano il break, tengono a 9 punti gli avversari, spaccano in due la partita, vanno avanti di 20 lunghezze e chiudono l'intervallo sul 40-21. Attacco e difesa sono intimamente legate. Nel terzo quarto Roma tiene canestri e cose importanti anche da Hervé Touré, che rinvia probabilmente l'ipotesi del taglio. L'Armani Jeans prova la rimonta e si affida soprattutto a Bulleri, che chiude così il terzo quarto e prosegue nel quarto periodo la strada intrapresa. 15 alla fine con 6 su 12 dal campo in 19 minuti. È un enorme problema per Matteo Boniccioli. Milano torna vicino, segna 22 punti nel quarto periodo, ma è sicuramente troppo poco e troppo tardi, anche se Bulleri inventa canestri di questa fatta e di questa difficoltà. Alla fine Roma chiude la partita con l'amministrazione controllata di Jaber, con qualche contropiede di Datome, con il contropiede e con la lunga panchina. Uomini in doppia cifra, 10 Jaber, 10 Hudson, 14 Winston, 13 Minard, 61% da 2 per la squadra di Matteo Boniccioli, che fa bis in campionato dopo la vittoria di Varese, la vittoria contro Milano. Il miglior uomo è Ricky Minard, che mette anche i canestri importanti, i liberi di Hudson e questo canestro nel finale. 7-7 Roma, 6-9 Milano. Boniccioli festeggia.